Francesco Silenzi, buongiorno, in versione primaverile, va là, com'è bello, com'è colorato, com'è solare. È arrivata quasi l'estate in realtà, sì. Ieri, com'è fuori? Caldo. È caldo, bene, abbastanza. Ci piace questa cosa, è abbastanza caldo. Com'è la situazione attuale, Francesco? Allora, la situazione è... abbiamo questo weekend comunque con tempo veramente quasi estivo. Abbiamo avuto temperature ieri intorno ai 25-27 gradi su tutta la regione, da nord a sud. Tempo stabile perché siamo protetti dall'anticiclone delle Azzorre, però... e questo comunque ha favorito anche un... ha facilitato insomma il ritorno alla normalità nelle zone colpite dall'alluvione, anche se appunto, ancora non si è tornati veramente alla normalità, però perlomeno ha permesso questa parentesi di bel tempo di cercare di salvare il salvabile dopo l'alluvione, soprattutto a Senigallia e dintorni. Adesso però la prossima settimana ritornano condizioni di tempo instabile, perturbato, ritorna purtroppo anche un po' di freddo, di temperature fuori stagione, perché sta allontanandosi questa alta pressione che ci protegge e quindi scenderanno sul nostro territorio, sull'Italia, correnti da nord-nord-ovest, e quindi torneranno anche le piogge, torneranno temperature intorno ai 15 gradi invece dei 25 passa gradi che abbiamo. Ci picchia. Senti, questo intorno a quale giorno più o meno, per darci una regolatina? Intorno, già da domani comunque si annuvola, aumenteranno le nuvole, si avrà qualche piccola precipitazione, comunque debole, poi da martedì, mercoledì, il peggioramento un po' più deciso, con venti anche forti da nord-nord-ovest, temperature in calo e piogge che comunque non dovrebbero essere pericolose, ecco, preoccupanti. Insomma, tutto sotto controllo. Poi il resto della settimana, comunque fino a venerdì, avremo condizioni di tempo freddino e anche a tratti piovoso. Mannaggia, e quindi il prossimo weekend si preannuncia? Il prossimo weekend sembra che la situazione migliori, quindi che le temperature ritornino un po' più consone al periodo e torni anche un po' di sole. Bene, insomma, vabbè, e quindi teniamo duro un po' durante la settimana e poi insomma il weekend auguriamoci che sia migliore. Intanto godiamoci questo, perché oggi è davvero una bella giornata, tiepida, insomma, oggi ci si abbiamo può... temperature comunque quasi estive. Quindi... decisamente, forse è proprio più sopra la media rispetto al periodo. Grado sopra la media, intorno anche a 25-27 gradi per i venti da sud che precedono il peggioramento che arriverà nei prossimi giorni. Eccolo ricordiamo i contatti, non quelli elettrici, quelli umani, con Francesco Silenzi. Infatti su Facebook, Meteo Ancona e Meteo Ancona 2 La Vendetta, no? Diciamo sempre così, appunto. E lì trovate tutti gli aggiornamenti sulla situazione meteo sulla nostra regione e le previsioni, ovviamente, previsioni a breve termine. Esatte, perché come già tutti sanno, Francesco le fa dopo. Non è vero, sono previsioni a breve termine, studiate e poi postate proprio da Francesco. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. Quelli del primo piano.